In diretta da Casa Sanremo, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, sono in compagnia di Mauro Lavalle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Eva, buongiorno, ma grazie per questa opportunità bellissima. Grazie davvero, ma di cuore, non è una formalità, ma davvero lo sento. Lo vedo che lo senti. Grazie davvero. Sì. Traspare subito la personalità di una persona. Ti arriva, che vibro. Sì, mi arriva questa positività. Ti arriva, infatti, come oggi dobbiamo vibro. Parlare di tantissime cose. Partendo subito dal fatto che il nostro Mauro Lavalle è un grandissimo studioso. Sei un grandissimo studioso, hai già conseguito la laurea in ingegneria elettronica, in più un master. Conseguentemente, per essere appassionato in altri campi, sei anche laureato in psicologia e attualmente stai per terminare, pensate un po', la terza laurea, quindi terza in economia. Ecco, sì, diciamo, allora, io ho cominciato a studiare matematica e fisica, appunto, dicevi tu, sì, ad ingegneria elettronica, sì. Appunto, tantissimi anni fa, diciamo, nel secolo scorso più o meno. Non esageriamo, dai, vabbè. Esatto. Però, diciamo che il tuo primo grande amore, la tua prima Il mio primo grande amore è stata la matematica e la fisica. Esatto, quindi ho studiato tantissimi anni matematica e fisica, ingegneria elettronica, ti assicuro, non è per niente banale, anzi è abbastanza tosta. È molto complesso come studio. Esatto. Però lì ho studiato una serie di formule matematiche, di formule fisiche perfette, molto utili, anzi indispensabili. Poi ho provato con l'età, con la consapevolezza, a dargli un significato diverso. Ecco, questo che vorrei capire, come sei passato da un aspetto così razionale, così deciso, così con delle regole prestabilite, ad un altro aspetto che è lo studio della psiche umana, dove tantissime cose sono ancora sconosciute, ecco, e non sono facili, appunto, di comprensione, di facile comprensione. Diciamo che io ho fatto tanti anni già di psicanalisi e quindi ho dovuto evolvere questa mia parte, quindi ho dovuto capire come funzionavo io e come funziona la nostra psiche, il nostro inconscio. Sì. E ci ho messo tanti anni, perché non è per niente banale capire come funzioniamo a nostro livello profondo. Perché come nella fisica, sì, c'è il macro e il micro, quindi c'è quello che si vede e quello che non si vede, esattamente nella nostra mente c'è conscio e inconscio, quindi quello che si manifesta, quello che si vede e quello che non si vede. Allora, possiamo dire, sono all'incirca 25, quasi 30 anni che mi occupo di quello che non si vede, perché il nostro inconscio non si vede e si manifesta però e si manifesta attraverso il conscio, ecco, attraverso degli atteggiamenti, attraverso le emozioni, attraverso il comportamento. Quello che tu riesci già a percepire, ad esempio, sei già riuscito un po', abbiamo avuto modo di parlare, non tantissimo, un po' anche di inquadrare, ad esempio, la mia personalità, il mio modo di essere, quello, certo, che sto facendo in questo momento, però anche quello lì che casomai non mostro. Esatto, perché a volte il non detto è molto di più di quello di che quello diciamo. Che si dice, è vero. Quello che arriva attraverso quello che noi siamo è molto di più di quello che diciamo. Sì. E quindi sta alla nostra sensibilità, alla nostra consapevolezza percepirlo. La fisica quantistica parla del non visibile, del non manifestato, quindi fa molto paio con l'inconscio. Infatti. In questo libro io parlo di come è la realtà, ma non quella che noi vediamo, che in realtà quello che noi vediamo esattamente non esiste nulla di quello che noi vediamo, perché la realtà è un'invenzione del nostro cervello. Per come la percepiamo, per come la vediamo, è una totale invenzione del nostro cervello. La realtà ha nulla a che vedere con quello che noi percepiamo, con quello che noi vediamo. Al di fuori di noi ci sono solo onde elettromagnetiche, atomi vibranti che non hanno né colore, né sapore, né forma. Sono energia. E noi riusciamo a percepirla tutte nello stesso modo, perché siamo tutti comunque individui. Sì, mi aspetto che più o meno quello che vedi tu è molto simile a quello che vedo io, perché il tuo fegato è molto simile a quello mio, il tuo rene è molto simile a quello mio, il tuo cervello, il nervo ottico e la retina inventa più o meno come il mio. Sicuramente saranno simili, però l'interpretazione.
cioè per quanto riguarda il livello biologico sicuramente siamo simili per quanto uomo o donna, ma a livello psicologico, se noi abbiamo soltanto una minima conoscenza, come facciamo a dare la concretezza, cioè ad essere certi che riusciamo a percepire tutti nello stesso modo quello che stai dicendo? Allora, certi è non una certi, parola certi, che non è possibile, però mi immagino che siccome la tua retina è molto simile a quella mia, visto che possiamo farne, cioè diciamo che si può trapiantare, no? quindi il tuo nervo ottico mi immagino sia molto simile al mio, quindi il tuo modo di creare, il tuo spettro visivo è identico al mio. Quindi noi inventiamo allo stesso modo, noi creiamo comunque una realtà da onde elettromagnetiche a creiamo quello che vediamo. Ma la fisica quantistica ci dice che la materia non esiste, che tutto quello che ci arrivano sono onde e l'universo lo creiamo noi nel momento in cui noi lo osserviamo. Quindi è l'osservazione che crea la realtà. Il libro non esiste, se tu non lo guardi non esiste il libro. Il libro che ho scritto io, ma come qualsiasi oggetto che ci circonda, se tu non lo guardi non esiste. E esiste nel momento in cui tu lo osservi, perché si tramuta, si manifesta come materia, come oggetto osservabile, perché viene creato dal nostro cervello. Ma lui sono atomi vibranti, sono campi elettromagnetici che non hanno né colore, né forma, né sapore. Tu non sei seduta su una sedia, tu sei seduta su un campo elettromagnetico che noi percepiamo come sedia, perché sono atomi vibranti che oscillano. E tu sei seduta su un campo elettromagnetico, che comunque non su una sedia. Certo, perché è lo scontro tra due campi. Perciò diciamo che questo argomento, cioè questa parte, in quale cioè questi argomenti di cui stiamo parlando, in quale parte del libro entra? È parte del primo capitolo, quindi io racconto quali sono i fenomeni della fisica quantistica, l'entanglement, che è stupendo. E l'esperimento delle doppie fenditure sono i due esperimenti più affascinanti della fisica quantistica, sono bellissimi perché ci dicono che che non solo la realtà ma anche lo spazio-tempo è un'invenzione del nostro cervello e che a livello quantistico siamo tutti entangled, ovvero tutti collegati e lo spazio non esiste, ovvero siamo degli ologrammi, ovvero in ogni atomo c'è l'informazione del tutto. Capisco che non sono concetti molto semplici da raccontare in 5 minuti. No, però bene. Ti sto seguendo grazie, ti sto seguendo perché altrimenti te ne accorgeresti, vedo che sei molto bravo a capire anche a livello psicologico grazie. Un po' le persone, ti accorgeresti che la mia faccia sarebbe un attimo oddio, di che cosa sto parlando? Ci avresti i capelli dritti, tu puoi? Ritornerebbero dritti i capelli però, sotto le onde. Però un altro argomento invece di cui volevo parlare con te, che quello forse a cui sei un po' più legato in questo libro, è proprio l'ultimo capitolo, psicologia quantistica. Ti posso raccontare 30 secondi del secondo capitolo, che è la biologia quantistica. Allora, che racconto la fisica quantistica applicata al nostro corpo, cioè tutte le nostre reazioni biologiche sono governate da campi elettromagnetici. Il DNA è un'antennarice trasmittente che riceve ed emette fotoni, biofotoni. E tutte le informazioni viaggiano attraverso campi elettromagnetici. Quindi, e sono cose che purtroppo non si studiano né a biologia né a medicina. Quindi io faccio e anche serate, diciamo, a tema dove racconto anche a biologi, a medici, come funziona il nostro corpo dal punto di vista quantistico ed elettromagnetico. E loro alcune cose, anzi molte cose, non le sanno proprio. Bello questo scambio di informazioni tra professionisti come voi, quindi che hanno già non solo la passione, ma hanno anche una base di studi importante e fondamentale sulla quale puoi poter discutere e ampliare le proprie conoscenze. Per capire davvero come funziona il nostro corpo è indispensabile avere delle basi di fisica quantistica, altrimenti noi vedremo solo una piccolissima fetta della torta, ma non vedremo mai a 360 gradi come funzioniamo davvero. E tutti i fenomeni anche della nostra psiche, i fenomeni di consapevolezza neurologica nascono da fenomeni quantistici di collasso dell'onda, quindi sono onde di probabilità che si manifestano in decisioni che noi percepiamo come decisioni.
ma sono il risultato quantistico di onde, di probabilità che collassano, c'è cioè un principio di fisica quantistica che si chiama collasso dell'onda, e si manifestano. A noi arrivano, ho deciso di bere un bicchiere d'acqua, ok, ad esempio, in realtà ha deciso il nostro inconscio che ci ha fatto arrivare quella decisione, quella scelta attraverso un collasso dell'onda, quindi inconscio fisica però quello biologico della, esatto, del bisogno quindi di bere, noi percepiamo idratarsi. La consapevolezza è un processo quantistico neurologico che avviene dentro i nostri microtubuli, che sono delle strutture all'interno dei neuroni. Quindi la nostra consapevolezza, il nostro funzionamento biologico è basato tutto su fenomeni quantistici. Per capire davvero chi siamo e come funzioniamo, la fisica quantistica è alla base di una nostra conoscenza e della nostra consapevolezza. Bene. Adesso arriviamo, possiamo andare al terzo capitolo, dove partendo da un confronto tra due famosissimi studiosi, Carl Jung, psicanalista che conoscerai, e Wolfgang Pauli. Pauli è stato premio Nobel della fisica 1945, quindi da un fisico e da uno psicanalista hanno cominciato a confrontarsi sul fenomeno della sincronicità, che è un fenomeno quantistico. Sì. Quindi partendo da lì, sincronicità degli eventi, bravissima, e si spiega con l'entanglement. Partendo da una base scientifica, perché stiamo parlando di uno psicanalista, medico psicanalistica, esatto, e di premio Nobel della fisica, quindi alziamo le mani, perché, ok, partendo da due numeri uno, ho provato a raccontare come funziona la nostra mente dal punto di vista quantistico. Questo fa molto paio con la mia scoperta nel 2014 dell'ipnosi, che ha cambiato totalmente la mia vita. Ma questa di cosa un argomento a te ti piace? Che mi interessa. Sì, dell'ipnosi. Illustrami qualcosa che riguarda, cioè come sei riuscito ad introdurre questo argomento appunto nel tuo libro in questo determinato capitolo. Allora, partendo dal fatto che in ipnosi una persona può tuffarsi nel proprio inconscio, cioè ci si tuffa veramente, e come sai, ti dicevo, io sono comunque un grande fan della psicoanalisi, quindi della psicoterapia in generale, però è un dialogo che si fa a livello conscio. Grazie all'ipnosi tu puoi tuffarti nel tuo inconscio e rivivere una serie di eventi, di emozioni. L'ipnosi è regressiva. Anche regressiva, bravissima. E ti assicuro che tutte le mie clienti al 90% prima o poi vanno nella pancia della madre. Perché lì i primi 9 mesi dalla concezione fino alla nascita sono i 9 mesi più importanti. Io ti assicuro che con l'autoipnosi, io faccio autoipnosi tutti i giorni, cioè ma tutti, no? Quasi tutti. Si può fare l'autoipnosi? Assolutamente, lo faccio tutti i giorni, è una cosa stupenda. Cioè mi piacerebbe avere 8 ore per parlare con te di questa cosa. Ce l'hai 8 ore libere? No, purtroppo no, purtroppo abbiamo tantissimi altri autori oggi abbiamo con noi. Una cosa, però... vabbè. Allora, prossimo libro però, prossimo sull'ipnosi, libro, su come scrivere l'inconscio, come tuffarsi nell'inconscio. Sì. Ecco. E è lì dove noi abbiamo scritto le prime nostre scritture, tra virgolette, importanti, nucleari o fondamentali, e si possono raggiungere e ristrutturare e riscrivere solo con l'ipnosi. L'ipnosi perché c'entra nel libro? Perché l'ipnosi è un mondo quantistico, perché non esiste spazio, non esiste il tempo. Ti faccio viaggiare nel tempo in ipnosi, tu puoi andare appunto indietro all'allattamento piuttosto che nella pancia di una madre, o forse anche nelle vite precedenti, chissà, può darsi, questo è un altro tema, questo è un altro libro, scrivo, magari la vita precedente. Allora facciamo in questo modo, visto che il tempo a nostra disposizione purtroppo è giunto al termine, già, però ci pensavo sono tantissime altre cose, 8 ore, invece... 8 ore no, 8 ore non ce l'hai. Ci sono tantissime altre cose da dire. Quindi io ti aspetto tutti i prossimi appuntamenti con la Book Spring, ma non soltanto con questo argomento, ma su quello di cui mi hai appena fatto cenno adesso, per quanto riguarda l'ipnosi, la psicoanalisi, ma anche, soprattutto, l'ultimo di cui hai parlato. Sì, ti posso dire un'ultima frase, se abbiamo altri 30 secondi, 30 secondi li abbiamo. Allora,
in ipnosi davvero si può riscrivere il proprio passato, perché nessuno può cambiare gli eventi, ma puoi cambiare il significato degli eventi, ed è quello che ci portiamo dentro, è il significato degli eventi. Puoi comprenderli, li comprendi, capisci in quel determinato momento quale scelta è stata fatta, perché fondamentalmente siamo stati travolti dagli eventi, ma nel momento in cui si va indietro e si ha consapevolezza di quel momento in modo diverso, tu ritornando, come in un salto, in un viaggio nel tempo, hai la possibilità di prendere coscienza di quel momento e di cambiare il corso della puoi vita. Puoi reinterpretare il tuo passato. È vero. Lo puoi reinterpretare davvero, mi piacerebbe fare una serie di esempi, te ne posso fare uno? Allora, è una persona, diciamo, con problemi gravi di alimentazione, molto magra, eccetera, eccetera, che problematiche di approccio al cibo. Alla prima sessione di ipnosi l'ho portata al periodo di allattamento. E da lì si è riscontrato. E lei ha detto: non mi vuole dare il latte, non mi vuole dare il latte, cioè mia madre non mi vuole dare il latte. Ok, quindi l'ha interpretata come un rifiuto del cibo. Sì. L'ho portata nella mamma e ha percepito che la mamma non poteva dargli latte perché aveva una mastite. E che cosa prova tua madre per te? Amore. 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 Cioè lei ha percepito per la prima volta l'amore della mamma. E mi ha chiamato il giorno dopo dal bar. Che piangeva e mi ha detto: Mario, sto facendo colazione con cappuccino e cornetto. Lo immaginavo che l'avresti detto così. Cappuccino e cornetto. È stato un cambiamento bellissimo. Un'ora di ipnosi, quando aveva fatto già psicoterapia per anni e anni. Vedi a volte come cambiano le cose. In ipnosi e in autoipnosi, davvero, è proprio perché è un mondo quantistico, è una realtà quantistica. Davvero tutto è possibile. E noi su questa frase terminiamo la nostra intervista. Dai, per Eva, la Book Sprint Edizioni. Ti aspettiamo nuovamente, ma al momento io vi ricordo sempre Mauro Lavalle, fisica quantistica, fisica della vita, viaggio alla scoperta della struttura della materia, della biologia e della psicologia quantistica. Ancora grazie Eva, grazie davvero. A te. E alla Book Sprint, grazie davvero. Grazie mille.